Bentornati a tutti sul mio canale, io sono Majin, nuovo showcase, è già il turno di Goku Black Rosé Legends Limited, uscito proprio oggi con lo step up insieme a Trunks e Mai, ma non parliamo di loro, parliamo solo di Black Rosé LF. Come personaggio vi ho già fatto una bella analisi dettagliata questa mattina e devo dire che bene o male confermo tutto ciò che vi ho detto, perché dopo una bella prova sul campo il personaggio non delude assolutamente, ma al tempo stesso non fa strappare i capelli, anche perché ormai siamo abituati a roba come 18 Zenkai, Gohan Super Saiyan 2 Zenkai, quindi per strapparsi i capelli, ora come ora, nel meta ce ne vuole. In ogni caso, raga, prima di cominciare vi chiedo come al solito, gentilmente, un like sulla fiducia, e dopodiché se siete nuovi del canale vi invito anche caldamente a premere su quel tasto iscriviti per non perdervi nemmeno un contenuto e anche per supportarmi verso il raggiungimento dei 25.000 iscritti entro la fine di questo marzo. Detto ciò, raga, sigla! Super Saiyan Rosé Goku Black! Com'è che ti cambio l'animazione? Fatemi vedere. 12 seconds later. Ok, così. Figo. Va bene, andiamo a vederlo non come kit, perché comunque già ve l'ho analizzato nel video di stamattina. Queste sono le sue statistiche. Se lo trovate una sola volta, quindi ha due stelline, e direi che non c'è molto da aggiungere se non mostrarvi il team dove l'ho giocato, che è un future basato abbastanza sulle strike, data la presenza di Vegito Blu e di Gohan Giallo. Ma al tempo stesso abbiamo anche tre personaggi un po' più incentrati sulle Blast. Vi mostro rapidamente gli equipaggiamenti assegnati a tutti i vari personaggi giocanti. E raga, andiamo in PvP e vediamo come rende questo personaggio a sole due stelle. Via! Ok, si parte contro un Future. Va bene, dato che non c'è gialli, mi sono portato un paio di viola. Ok, un po' lento. Lasciamolo sfogare il suo rosé. Ciao Trunks. Andiamo di SM, non penso voglia mettere Black Verde. No, sì, fanno la posa d'amore prima di prendersi una fracca di danno. Ok, questo era PV. Perfetto, immaginavo arrivasse lui e non volevo cadere nel cover change. Ok, vediamolo finalmente. Beh, due strike, ha fatto un sacco male. Niente step. Ok, anche lui due strike mi fa altrettanto male, essendo lo stesso personaggio alle stesse stelle. Ok. Ma direi che lo salviamo ancora per un po', Vegeta Viola. Il ferro di Mai scaricato sul povero Vegito. Ok, danni mi aspettavo peggio, onestamente. Ok, Trunks e Mai sono andati, purtroppo per lui. Che mi fai, Rosevo? Oh, brutto counter, questa fa male. Molto male. No! Fail! Bene, non mi è partito! Non mi è partito il Vanish, purtroppo. Vediamo se riusciamo a ribaltare la situazione. È dura. Ok. Ok. Vediamo un po'. Vamonos. Sapete che mi sa che chiudiamo subito così con una legendary finish. Più 90% di danno. Eh sì. Wow. Subarashi, raga. Prossimo match.
Altro future, mi sa che ne troverò un po' per oggi. Anche qua, niente giallo, quindi doppio viola per me. Ok, buona partenza per il mio avversario. Nice. Ok. Va bene, continuiamo con Rosé che sta facendo grossi danni, raga. No. Buona attesa. Ottimo. Poppiamo questa, andiamo così perché penso entri Vegito. Sì. Ok, via. E un Vegito in meno. Va bene, questa mi prende, non c'è problema. Poco danno, poco danno. Nice, Pivi. Andato. Ok, non volevo rischiare di perdermi, Rosé, con un Rising, qualcosa del genere. Ok, è la scelta più strana, per così dire. No, pure, che io abbia mai visto, raga. Poverino, raga, quasi mi spiace per lui. Ma è l'occasione per un'altra leggendary finish. Quindi non perdiamocela. Vai, vai di autolesionismo. È Subarashi, raga. Cool Subarashi. Prossimo match. Team Female, 18 Vados e 21 a Zenkai 1. Ok, giochiamocela bene comunque. Non sottovalutiamo il team. Ok. Va bene fuori subito perché ho paura di 18. Tantissima. Clashone. 9-10, era rapido. Perfetto, ok. Un bel debuff visto che sei piena di roba. Immediatamente. E ora siamo un attimo più tranquilli. Ok, ottimo. Ottimo, ottimo. Ok, e Zenkai 1, i danni sono buoni per il momento. A Rashar non mi fido per la 18. Niente Vanish. Mamma mia quanto danno. Vegito così, one combato praticamente. È finito di tap attack. Molto bene. Ok, proviamo così. Presa. Subarashi. Subarashi. Ok, un attimino ripresa la situazione, ma ancora un Rising Rush lui. Però c'ha due personaggi che non sono sto granché in quanto a danni. Va bene, non avevo chance di far niente. Ok. Proverei di verde. No, eccola qua. Mi scaraventa via. Strike, nada. Rosé, devi cavartela contro due PG. Vediamo un po'. Ah, troppa indecisione.
Anche qua, smenata! Ok, nice! Stavolta non si sbaglia! Vabbè, iniziamo a mettere un po' di danni! Nice! Main subito! Ok! Non può one combarmi! Non può farlo! Ok, me la sono rischiata di brutto, ma Rosé forte, si fa forte e resta in vita per darci l'ennesima leggendary finish di questo video. Zack, pazzo sgravato. Prossimo match. Ultimo match, ennesimo Team Future. Ok. Va bene, Clashone. 909-990. Quasi uguale, raga. Cambia giusto di uno spostamento di un 9. No, via. Perfetto. Non ha cover change, quindi andiamo lisci e sereni. Oh, buono che ci siamo pescati la carta grazie all'ingresso di Torangsu. Ah, la posa dell'amore. No. Fuori subito. Questa mi sa che fa male. Abbastanza. Abbassiamo il sub count. Ok, proviamo così. Nice. E Black Q è andato. Uno dei due. Ok, incassiamo. Ancora uno possiamo. Ai, non sapete con quanto dolore tolgo quel Rosé per questo Black ancora da trasformare full HP. Un cruccio al cuore, raga. Ma non poteva morire il personaggio showcase. Non si può fare. Ok. Pure. Preso. Ok. Va bene, ti faccio andare anche il Vanish. Perfetto. Vai, spalmami sto Vegeta. Devi farcela. Dai, bravo, continua la combo. Devi ammazzarmelo. Perfetto, bro. Vamonos. Ok. E GG, abbiamo la legendary finish anche per questo match. Col mega rischio di togliere il Rosé full HP. Cioè di mettere un Rosé full HP a prendersi un Rising Rush. E il rischio ha pagato. Ne è valsa la pena. Subarashi. Raga, ok, parliamo un attimo di Rosé. Super Saiyan Rosé Goku Black. Com'è dopo averlo provato sul campo? Come dicevo nell'analisi, penso che sia un gran bel personaggio. Non c'è nulla da dire a riguardo. Ma che comunque non ha nessun elemento game breaker. Non porta cambiamenti effettivi grossi, meta breaking per il gioco ora come ora. È un buon personaggio, quello assolutamente sì. Non saprei quanto possa andare appunto a influenzare il meta il suo arrivo, piuttosto di quanto non fosse già utilizzato e già forte il Future.
con la presenza di un Vegeta pur che comunque bene o male tutti hanno parecchio stellato. In ogni caso è un personaggio ben riuscito, quello assolutamente sì. Il cover change è comodo, la special move è molto molto buona, l'ultimate praticamente se utilizzata su un verde qualsiasi che è il vostro ultimo avversario ve lo squaglierà senza tener conto praticamente delle statistiche, delle stelle, non c'è possibilità di salvezza praticamente. Danni di strike, cono, senza support, abbastanza buoni, chiaramente difensivamente parlando le sue due stelle si sentono in modo negativo chiaramente, ma nel complesso raga confermo è un buonissimo personaggio, nulla di troppo top tier esagerato, ma un personaggio che se avrete la fortuna di trovare vale assolutamente la pena mettere in team e provarlo. Fatemi sapere la vostra qua sotto nei commenti, io vi mando un bacione a tutti e ci vediamo nel prossimo video che sarà quello dell'amore tra Trunks e Mai.